Siamo dati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la solennità dell'Annunciazione del Signore. Queste piccole condivisioni di questa sera sono un po' il proseguo di quelle della serata precedente. Ieri abbiamo visto come questa festa sia la festa dell'esaltazione dell'umana libertà che deve intersecarsi, incontrarsi con la divina volontà. Questa sera considereremo altri due aspetti, perché quella di oggi è anche la festa dell'umiltà e della sua sorella gemella, che conosceremo tra poco, anche se credo che la conosciamo già. È la festa dell'umiltà. Dicono i maestri di spirito che il termine umiltà propriamente si dovrebbe utilizzare soltanto per il nostro Signore Gesù Cristo. Umile è solo lui, addirittura sembra quasi una bestemmia, diciamo. Nemmeno per la Madonna, che è la creatura umilissima per antonomasia, perché in realtà l'umiltà, humus acclimis, è l'etimo di humilis, cioè disteso per terra, significa abbassarsi, scendere di grado, essere qualcuno e poi degradarsi ovviamente non in senso negativo, in senso morale, ma degradarsi nel senso di rinunciare a qualche cosa che sia per diventare. E questo è quello che ha fatto nostro Signore, perché è vero che rimanendo ciò che era è divenuto ciò che non era, quindi l'incarnazione non è che Gesù ha smesso di essere Dio per diventare uomo. È diventato vero Dio e vero uomo, però ha rinunciato a tante cose, alla gloria, per esempio, colui dinanzi al quale tremano gli angeli è stato consegnato nelle nostre mani, ha rinunciato all'impassibilità, ha rinunciato all'immortalità. Lui, che gli basta un cenno della volontà per tutto operare, si è fatto obbediente fino alla morte, e alla morte di croce, abbassandosi infinitamente, d'accordo? Ecco perché i maestri di spirito dicono: chi è umile? Il nostro Signore Gesù Cristo. La nostra umiltà, anche l'umiltà sublimissima della Madonna, ecco perché la Madonna è stata tutto quello che è stata, ha avuto tutto quello che ha avuto, perché la sua virtù più grande è stata l'umiltà. Lei si riteneva un nulla, non a chiacchiere, ma nella realtà. Ecco, per noi esseri umani, però, capite, cioè, Maria Santissima, nel ritenersi così nel cuore, come insegnava la Santa Teresa d'Avila, non ha fatto altro che riconoscere quella che era la nostra condizione, perché noi siamo nulla. Io sono nulla, non mi sono fatto da solo, non mi mantengo nell'essere per mio merito, d'accordo? Pensiamo sempre, per rimanere collegati con l'attualità, cioè, io parlo per me, potrei contrarre questo terribile virus domani e tra 10 giorni dover lasciare questo mondo. Ci posso fare niente se dovesse accadere una cosa di questo genere, no? Quindi, cioè, è la mia connotazione, è la mia caratteristica ontologica. Noi siamo poveri, siamo fragili, siamo poca cosa, eppure ci crediamo sempre di essere mezzi padri eterni, purtroppo, no? Ecco, l'umiltà, dice San Tommaso d'Aquino, non è la virtù più grande, perché la virtù più grande sappiamo tutti qual è la carità, ma è la virtù più necessaria, è la virtù senza la quale nemmeno la carità ci sta. Ho detto che adesso conosceremo la sorella gemella della umiltà. L'umiltà però c'ha anche una figlia, come dire, dilettissima. Santa Caterina da Siena diceva che l'umiltà è balia e nutrice della carità, cioè dell'amore verso Dio e verso il prossimo. L'amore verso Dio cresce tanto di più quanto io mi rendo conto della sua grandezza e di come tutto egli mi abbia donato pur niente io meritando, mi scusate. I santi si stupivano addirittura che il nostro Signore con la sua volontà, la
lasciasse intatta la terra sotto i piedi per poter, come dire, ospitare i loro passi e non farli sprofondare nel nulla. Noi non ci pensiamo a queste cose. E soltanto l'umile ama il prossimo, lo rispetta. Abbiamo detto anzitutto l'umiltà. Poi c'è un altro aspetto. La sorella gemella dell'umiltà. L'umiltà, abbiamo visto, è balia e notrice della carità, ma ha una sorella gemella, è l'obbedienza. Le due U. Poi c'è anche una terza U. Ricordo bene l'omelia che il Cardinal Petrocchi fece alla mia ordinazione presbiterale, che è l'unità, ma di questa non ne parliamo. Parliamo della seconda, però, dell'obbedienza. La Madonna si è umiliata, ma proprio perché è stata umile, ha obbedito a quello che Dio gli chiedeva, di diventare la madre del figlio. Il figlio si è umiliato e, incarnandosi, l'abbiamo citato prima, ha preso la condizione non di servo ma di schiavo, dice San Paolo, così come schiava si è definita Maria. Io sono la schiava del Signore, l'ancella, dice la nuova traduzione, grazie a Dio, non la serva, serve troppo poco. Gli schiavi obbediscono in maniera assoluta, cioè al minimo cenno del padrone, senza battere ciglio. E la loro umiltà è paradigma, è la loro obbedienza, scusate, è paradigma della nostra obbedienza. Allora, andiamo già verso la conclusione. Quando noi non vediamo in noi stessi o fuori di noi stessi umiltà e ubbidienza, ubbidienza non solo a Dio, ma anche a chi lo rappresenta, in tante volte in questi giorni mi ha comandato, ubbidienza alle autorità ecclesiastiche e civili. Rimanere a casa per noi figli di Dio non è solo un atto, come dire, di ubbidienza civica. Io lo faccio come volontà di Dio, perché se l'autorità mi chiede questo adesso e me lo impone sotto pena di sanzione, io lì ci vedo la mano di Dio e sto a casa. Diffidiamo, lo dico per me, lo dico per tutti, di chiunque non presenti questi tratti oggettivi: vera umiltà e ubbidienza. Perché quando queste non ci sono, è facile che ci sia nascosto il nemico di Dio, cioè il superbo e il disubbidiente, che è il diavolo. Proprio perché oggi è la festa dell'umiltà e dell'ubbidienza, che è incarnata nella figura dello schiavo. La Madonna si definisce schiava del Signore. Gesù è lo schiavo che si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Tanto è vero che ha lavato i piedi agli apostoli nell'ultima cena, cosa che si interrogava se si potesse chiedere a uno schiavo, e si pensava addirittura di no. Quindi si è fatto addirittura meno di uno schiavo nostro Signore. Oggi è la festa anche dei consacrati totus tuus, di quelli che sugli insegnamenti di San Luigi Maria Monforte offrono la vita alla Madonna e chiedono a lei l'onore di avere il titolo di suoi schiavi, quindi di essere obbedientissimi in tutto a ciò che la Madonna chiede e a ciò che Gesù chiede. Ecco, schiavitù d'amore a Gesù per mezzo di Maria, perché è sempre lui il termine di ogni vera devozione, come insegna San Luigi Maria Monforte. Quindi il nostro cammino di santificazione è cammino che corre sui binari dell'umiltà e dell'ubbidienza, come quella che hanno percorso Gesù e Maria. Non ci sono mai stati e non ci saranno mai altri cammini che portano alla santità. Diffidare dalle caricature e da chiunque si discosta da questi binari, umiltà e ubbidienza. Siamo lodati Gesù e Maria.